Credo sia utile ricordare, parlando di Dante nel suo insieme, ricordare la città, il luogo dove è nato ed è vissuto per tutto il suo periodo formativo, fino all'esilio, fino all'inizio del 300. È Firenze, è un comune italiano, una di queste tante città che fanno la straordinarietà, la ricchezza di questo paese, che è fatto di città, che è costituito da città, non da regioni, non da stati, ma da città. Era una città che viveva un periodo di grandi trasformazioni, una città davvero dove la politica, con la maiuscola da polis, era l'elemento dominante, la passione politica, la passione civile. Non capiremmo Dante, non capiremmo il Dante profeta, anche politico, se non ci rifacessimo a queste sue origini. È una città percorsa tutta da nuovi fermenti e da accanite lotte. La stasis, la guerra civile, era il tratto dominante di queste città italiane. Noi oggi ne abbiamo un'immagine tutta oleografica, tutta cartolinesca, ma quelle torri erano una in guerra con l'altra. Erano accenti acuti che si combattevano. Dante vive in questa città dove la passione civile fa tutt'uno con la passione culturale, fa tutt'uno anche col confronto e col conflitto teologico. Anche qui vediamo queste grandi chiese nelle nostre città medievali, no? È una chiesa contro l'altra. I domenicani facevano concorrenza ai francescani perché aveva la chiesa più forte, più agguerrita. Queste erano le grandi città dove nascono i Dante, dove si forma l'umanesimo europeo, dove si forma la cultura europea, perché senza Dante la cultura europea è inconcepibile, come hanno riconosciuto tutti, anche i grandi poeti del Novecento, a partire da quelli che forse più hanno amato Dante, che non sono gli italiani, sono soprattutto gli anglosassoni, gli inglesi, sono Eliot, sono Pound, che hanno Dante come il loro simbolo. Ebbene, qui nasce Dante, in una città che è, diciamolo pure, che è in guerra permanente e che conosce la decadenza di una minima aristocrazia cui Dante apparteneva, una piccola, debole aristocrazia che subiva l'assalto delle classi nuove, della nuova e dirompente borghesia che poi sarà l'anima della grande Firenze del 300-400. Gli anni in cui Dante svolge la sua opera sono caratterizzati da profondissimi cambiamenti dell'organizzazione e della struttura della società. Uno dei cardini su cui ruotano questi cambiamenti è l'incremento demografico iniziato attorno all'anno 1000, che causa un forte aumento della domanda di prodotti alimentari e di manufatti. Nascono quindi nuove tecniche di coltivazione e si determina lo sviluppo dell'industria manifatturiera con il conseguente incremento del commercio e l'estensione delle sue vie a territori sempre più vasti. Le città vedono un fortissimo incremento del numero di abitanti e le mura fissate centinaia di anni prima vengono per le nuove necessità allargate. Quelle fiorentine di origine romana sono ampliate due volte in circa un secolo, nel 1173 prima e nel 1284 poi. All'interno dello spazio cittadino si intensificano sia la produzione artigianale che le attività bancarie. L'atmosfera piena di vita dei grandi centri attrae gli uomini dalle tenute agrarie. Non solo i contadini arrivano numerosi, anche la piccola nobiltà si concentra nei centri urbani, impiegando le sue rendite in attività mercantili. Nei comuni italiani, le nuove classi borghesi iniziano a sostituire l'aristocrazia nella gestione del potere, assumendo le redini della vita economica e politica. Allo sviluppo della civiltà dei comuni fa da sfondo la lotta fra impero e papato, entrambe istituzioni di carattere universale,
ed entrambe in profonda crisi. Bonifacio VIII, con la bolla Unam Sanctam del 1302, tenta un'ultima affermazione della supremazia dell'autorità papale su quella imperiale. Nello stesso tempo, la discesa in Italia dell'imperatore Arrigo VII rappresenta l'estremo ed inutile tentativo di riaffermare la sovranità imperiale sulla crescente autonomia dei comuni. All'interno delle città, la lotta politica tra i Guelfi, sostenitori del papato, e i Ghibellini, schierati con l'imperatore, si fa più aspra e assume la forma di una contesa tra le famiglie più potenti per il controllo dei governi locali. Ma le continue lotte interne non impediscono ai comuni l'aumento della ricchezza, del potere e dell'indipendenza. Tra questi primeggia Firenze, che ai tempi della giovinezza di Dante era protagonista di una straordinaria ascesa politica ed economica sotto la guida dei Guelfi, caratterizzata anche dallo sviluppo delle arti e della cultura. Vengono iniziate infatti la costruzione di opere grandiose per la vita religiosa e politica della città, come il Duomo e il Palazzo dei Priori. La pittura entra in una fase di rinnovamento grazie ai lavori di Cimabue e di Giotto. Anche la letteratura vive un periodo di grande fermento, che toccherà il suo apice proprio nella raffinatissima produzione poetica di Dante. Qui nasce Dante, in questa lotta nasce Dante. E se non si capisce questo, se non si proietta la figura di Dante su questo sfondo che poi domina la Divina Commedia. La Divina Commedia è dominata anche da questa memoria che Dante ha della sua città e delle lotte nella sua città e nella sua regione, in tutta la Toscana. E soprattutto la lotta della classe a cui lui apparteneva, questa aristocrazia che si andava via via indebolendo rispetto appunto ai nuovi, avidi di danaro, lupi. Nel bestiario dantesco il lupo è la bestia più odiosa, perché è simbolo dell'avidità, e questa avidità si incarnava per Dante nelle figure di questa borghesia ascendente, che aveva il fiorino come suo dio. E tutte le invettive che troviamo nella Divina Commedia contro questa Firenze, appunto, che diventa Fiorino, che si riduce a Fiorino. In questa città così percorsa da queste grandi lotte politiche e civili hanno luogo anche i grandi dibattiti teologici e filosofici dell'epoca. Firenze non è una capitale di questi dibattiti, la grande capitale soprattutto nel confronto tra le interpretazioni averroistica, averroè, che è il gran commento feo, averroè, saggio islamico, filosofo, grande interprete di Aristotele, il gran commento a tutto Aristotele, e ha come sua scuola principale appunto Parigi, lo vedremo poi parlando anche della Divina Commedia. A Parigi insegna anche Tommaso, il grande scontro tra l'aristotelismo medievale tomista, Tommaso, e l'aristotelismo averroistico ha sede a Parigi. Tuttavia a Firenze è uno dei luoghi di eccellenza di questo confronto, e lo troviamo sia dal punto di vista propriamente teologico, nel confronto tra le grandi scuole, l'agostiniana, che aveva come suo centro a Firenze il convento di Santo Spirito, la domenicana, che aveva come suo centro a Firenze la chiesa, il convento di Santa Maria Novella, e la francescana Santa Croce. Vi era un confronto tra queste scuole, la francescana, l'agostiniana, la domenicana, ma a Firenze vi erano anche gli averroisti. E l'amico più caro di Dante,
L'Appio vorrei che tu, Guido, ed io, Guido Cavalcanti, era appunto l'esponente più in vista dichiarato dell'averroismo a Firenze. Eretico, condannato dalla Chiesa, come poi lo sarà Dante. La monarchia di Dante viene tolta dall'indice della Chiesa soltanto nell'Ottocento. Dante era, e la posizione di Dante lo vedremo sempre meglio illustrandolo, era una posizione per tanti versi apertamente eretica, non soltanto perché in guerra, in lotta Dante sempre con il potere temporale della Chiesa. Quindi Firenze non era certo la capitale culturale dell'Europa, ma già allora, nel vivo delle sue guerre civili, un centro culturale di eccezionale interesse, perché vi erano presenti ad alto livello tutte le grandi scuole teologiche e filosofiche europee.